Nell'ambito della festa per i 50 anni di vita dell'associazione, la Croce d'Oro di Montale ha inaugurato due nuovi mezzi, un'ambulanza e un'auto per il trasporto di persone con disabilità, acquistati grazie al contributo dei volontari. Sono due mezzi nuovi, uno nuovo, l'ambulanza di serie A per le emergenze, che abbiamo acquistato grazie al contributo di tutti i volontari, abbiamo fatto in casa da noi. E una un appunto seminuova per i servizi sociali che serviva. In due anni però abbiamo rinnovato il nostro parco macchine con un altro appunto, con una Dacia 4x4 che ci permette anche di andare a fare l'ecografia a domicilio, e quella grazie alla fondazione di Pistoia che ci ha dato un grosso contributo. E i volontari per noi sono la fonte più importante di autofinanziamento, siamo orgogliosi di questo. Questo è un nuovo mezzo di tipo A, ambulanza per soccorso avanzato. È stata acquistata grazie all'impegno dei volontari dipendenti dell'associazione Croce d'Oro Montale e che per noi è una grande svolta, perché non è all'ordine del giorno riuscire a comprare un mezzo tramite servizi che vengono svolti. Quindi siamo orgogliosi, siamo fieri di aver fatto questa nuova ambulanza, siamo fieri dell'impegno che ci hanno dato i nostri volontari, i nostri dipendenti. Speriamo di usarla al meno possibile, però è sempre un mezzo adibito al soccorso per la popolazione montalese. È incredibile come al giorno d'oggi una cosa così importante come la salute delle persone venga gestita in prima battuta e nella sua maggior fetta di quantità dal tempo che dedicano i volontari. In una società come questa, di cui tutti vanno di corsa ma per il denaro, credo che sia una cosa eccezionale. Non è ufficiale, quindi.